Ciao gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giulia e oggi vi porterò con me in un vlog in una giornata un po' particolare. Cosa, scusate le condizioni della mia faccia, dei miei capelli, sono ancora in pigiama, ma mi sono proprio appena alzata dal letto. Come vi dicevo, oggi vi porterò con me durante la mia giornata perché sarà una giornata diversa dal solito. Ho prenotato per stasera il vaccino, quindi andremo insieme a fare il vaccino. Non so effettivamente quanto potrò riprendere dentro, comunque poi vi racconterò tutto, insomma, dove vado, cosa faccio, magari poi domani mattina vi racconto bene perché stasera ce l'ho in un orario strano perché, se non sbaglio, il centro vaccinale dove vado, che è a Monza, chiude alle 8 e io ho il vaccino alle 19:35. E quindi è probabile anche che, essendo fine giornata, ci saranno dei ritardi, ma poi vabbè, questo lo vedremo insieme. Ho deciso di fare un vlog di questa giornata per stare un pochino con voi, come al solito, per tenervi compagnia con i video e soprattutto perché voi teniate compagnia a me, perché sono un pochino ansiosa come ragazza, non so se si è capito dagli scorsi video, e almeno facendo il video mi distraggo un pochino. In realtà durante la giornata non farò grandi cose perché vabbè, adesso vado a farmi la doccia, mi lavo i capelli e poi ho dei contenuti che devo ancora realizzare per Instagram, quindi penso che questa mattina lo dedicherò principalmente a quello e nulla, poi mi preparo e stasera andremo insieme a Monza al punto vaccinale. Prima che possiate pensare o scrivere qualunque cosa sotto nei commenti, critiche varie, sto facendo il vaccino non per fasce d'età, ovviamente, anche se forse dentro sono un'ottantenne mancata, ma semplicemente perché sono celiaca, quindi siccome qua in Lombardia hanno aperto le prenotazioni per i vaccini a tutte le persone non solo fragili, ma anche con delle malattie, varie malattie che possono essere dal colesterolo alla dermatite, a malattie più serie, malattie cardiache, un po' di tutto, insomma, e tutte le esenzioni, tutti i codici delle esenzioni rientrava anche quello della celiachia, quindi ho deciso di prenotare visto che mi è stata data la possibilità e stasera andremo insieme, quindi ora vado in doccia e ci vediamo più tardi. Ok, direi di passare al momento make-up che purtroppo devo fare visto che devo girare, come vi dicevo, i contenuti per Instagram, se no non mi sarei assolutamente truccata per stare in casa come al solito. Comunque, vi faccio vedere magari al volissimo come mi trucco di solito, ma non vi aspettate granché perché non sono questa grande esperta di make-up. Ultimamente sto utilizzando questo qua come correttore di Benefit che mi ha consigliato una commessa di Sephora in realtà perché volevo qualcosa di più coprente rispetto a quello che utilizzavo prima e mi ha consigliato questo qua. Devo dire che mi sto trovando anche abbastanza bene. Speravo in una copertura ancora maggiore, però come mi diceva lei, se scelgo un correttore con una copertura maggiore avrebbe avuto tutto quell'effetto pieghettine che si infila in dentro in tutte le pieghe dell'occhio, che è una cosa che assolutamente odio e quindi volevo evitare. Comunque devo dire che con questo non mi sto trovando malissimo, anzi, e l'unica cosa è che prima io lo applicavo proprio alla bene meglio sotto le occhiaie con il dito, l'altro, invece questo qua non rende tantissimo applicato con il dito, quindi vado a stenderlo con la spugnettina, così, esattamente così. E nulla, vi faccio vedere, magari, oddio, non ho acceso la ring light, questo è il risultato abbastanza coprente, sono abbastanza soddisfatta. Ora mettiamo un pochino, io non metto il fondotinta, quello liquido, ma metto un pochino di questo qua compatto con il pennello perché trovo che dia un effetto meno finto.
E poi, beh, sì, ha sicuramente meno coperenza, però non dovendo fare grandi cose comunque, riprendendo solo in video, va benissimo anche questo qua, lo sento meno pesante sul viso, visto che comunque lo devo tenere tutto il giorno. Quell'altro liquido lo metto soltanto quando ho qualche evento proprio, devo fare qualcosa, o ho una pelle particolarmente fastidiosa con macchie e imperfezioni. Gli metto un pochino di blush, leggermente. Tanto poi se ne va in 02 questo perché non dura niente. Questa è la base, niente di che, come vi dicevo. Adesso metto un pochino di ombretto, faccio l'unico trucco che sono in grado di fare, che è tipo uno smokey ma chiaro sul marrone visto che è giorno e non devo fare nulla di che. Matita e mascara, ultimamente sto utilizzando questo qui, che è quello di Maybelline, lo Sky Eye, che ci ho messo una vita per trovarlo e in realtà vi dirò, non mi ha proprio entusiasmata perché rispetto a questo di Essence che utilizzo io solitamente, si lascia le ciglie con meno grumi, più divise, ma le allunga molto meno secondo me. Quindi quando devo fare qualcosa di particolare sto mettendo questo sotto come base e questo di Essence sopra. Tra l'altro il costo, la differenza di prezzo è incredibile perché questo non ricordo di preciso quanto l'ho pagato, ma una cosa come 20 euro se non sbaglio. Invece questo qua di Essence costa 3,95 euro, quindi penso che finito questo continuerò a usare questo qua. Magari mi trucco perché abbiamo capito che fare due cose contemporaneamente non sono tanto in grado, quindi adesso vado a fare il trucco e arrivo. Ok, io direi che con il make-up abbiamo finito, non è granché come vi dicevo. Vado a finire gli ultimi lavori e ci rivediamo tra un pochino. A parte il casino che c'è dietro casa ogni volta che registro un video, ho appena finito di girare tutti i contenuti, adesso li mando ai brand per l'approvazione. Volevo solo cogliere l'occasione di essere ancora vestita così per farvi vedere questo set di Ocean's Apart, che in realtà ho visto sponsorizzare ovunque, un sacco di ragazze ne parlavano benissimo e adesso che ho avuto l'opportunità di provarlo anch'io, devo dire che effettivamente come completini sportivi hanno una stoffa pazzesca. E anche un fit molto molto figo e quindi niente, volevo soltanto parlarvene anche qua. Ovviamente non mi pagano per parlarvene qua su YouTube, assolutamente, però siccome è una cosa che io ho trovato veramente comodissima, volevo condividerla con voi. Niente, tutto qua. Adesso vado a sistemare tutto il casino che ho messo in piedi, invio le cose e poi forse è già quasi ora di mangiare. Allora, non è molto aesthetic, però è sicuramente buonissimo e sono ravioli ai funghi con sugo, cacio e pepe. Buon appetito! Mi ero messa al computer a leggere qualche mail e mi ero completamente dimenticata che qualche giorno fa avevo fatto un'offerta su StockX per queste Dunk e in realtà sto valutando se acquistarle direttamente oppure no perché mi piacciono veramente un sacco, i colori sono molto molto fighi e quindi adesso scadrà l'offerta che ho fatto e stavo valutando se comprarle. Non so, che dite? Fatemi magari sapere nei commenti se vi piacciono. Avevo anche già fatto un sondaggio su Instagram, a dire la verità. Comunque, le scarpe sono queste qua e le prendo come sempre su StockX. Oggi è un continuo avanti e indietro di Corrieri. Tra l'altro, un reso di Vinted, un mio pacco, che non è segnalato sull'app da nessuna parte, di cui nessuno mi ha scritto niente. Quindi adesso devo cercare di ricordarmi cos'era, anzi, magari lo apro e vedo che cos'è, anche se mi sembra molto strano perché in teoria l'app dovrebbe in teoria segnalare se l'acquirente vuole fare il reso di qualcosa, anzi penso mi siano anche già stati accreditati i soldi del pagamento, adesso lo apro e vedo che cos'è. Pacco aperto ed è un costume che avevo venduto con il bigliettino che inserisco all'interno dei pacchi. L'unica cosa è che non capisco come mai non è stato segnalato dall'applicazione e soprattutto mi sono stati accreditati i soldi della vendita. Forse perché l'acquirente non è più andato a ritirarlo e non mi ha fatto sapere niente. Non saprei, anzi, se qualcuno magari è più informato o se a qualcuno è capitato qualcosa del genere, scrivetemelo sotto nei commenti perché questa mi è nuova, non mi era ancora capitata.
Sono le 4, quindi direi che è arrivata l'ora della merenda. Oggi mangerò queste due fette biscottate con marmellata ai frutti di bosco e burro d'arachidi, accompagnate da onesta tè. Girando questo video mi sto rendendo conto che quello che mangio è veramente molto brutto da vedere, poco instagrammabile. Però anche questo, come il pranzo, vi assicuro che è molto buono. Allora, siccome tra un pochino esco e vado a Monza, come vi dicevo, a fare il vaccino, volevo prima scambiare due parole con voi, cioè scambiare, comunque facciamo un discorso a riguardo e magari diciamo due parole perché effettivamente vi ho detto due cose al volo stamattina e poi non ne abbiamo più parlato. Non so quanto verrà lungo in realtà questo vlog, non penso tanto perché non ho registrato tantissime clip e non so se quando arriverò comunque sul posto mi faranno registrare qualcosa. Allora, io come vi dicevo ho potuto prenotare il vaccino per patologia, quindi ovviamente non per fascia d'età, perché forse non l'ho neanche mai detto qua su YouTube. Comunque io ho 27 anni, quindi ovviamente non avrei potuto prenotarlo adesso per fascia d'età. Ero un po' indecisa in realtà all'inizio perché non mi sembrava corretto che io, che ho 27 anni, prenotassi il vaccino prima rispetto a persone che hanno un'età differente, però alla fine mi sono detta che se è una possibilità che mi stanno dando, non troverei neanche giusto rifiutare e aspettare. Quindi alla fine ho prenotato per oggi. E mio papà ha già fatto il vaccino, ha fatto la prima dose di AstraZeneca e sta aspettando la seconda e non ha avuto grandi problemi. I miei nonni hanno fatto entrambe le dosi di Moderna e anche loro, a parte dolore al braccio, non hanno avuto particolarmente problemi. Mia mamma invece la farà settimana prossima, non sappiamo ancora quale, come non so ancora quale vaccino farò io. Poi ovviamente magari vi registro qualche spezzone dopo, così vi racconto bene che vaccino ho fatto, come funziona e tutto. Ad ora non so ancora quale mi faranno. In teoria qua in Lombardia, forse in tutta Italia, su questo non sono proprio sicura, sopra i 60 anni stanno facendo AstraZeneca, mentre invece sotto o Pfizer o Moderna. Quindi ancora non so, ma vedremo una volta che arriverò là. In realtà, allora, non sono particolarmente preoccupata o spaventata per questa cosa, nonostante ovviamente, come sempre, giornali e telegiornali ne dicano di ogni, però insomma, qualche malessere vario ci può stare e ovviamente non ho particolari cose da fare domani, non ho preso grandi appuntamenti perché comunque potrei avere stanchezza, qualche linetta di febbre, ma non ne parleremo perché comunque è una cosa che vedremo a posteriori domani. Io ho finito di compilare tutti i moduli che bisogna portare già fatti. Andiamo là per le 19 e un quarto, più o meno, e mi accompagna mio papà perché avevo paurissimo di andare da sola. Sì, no, io per queste cose vado in ansia subito, quindi preferisco che mi accompagni lui. Comunque tanto dentro non può entrare, rimarrà fuori, che è una delle cose che mi mette più ansia, comunque del dovere proprio andare da sola. E ce l'ho fatta con il tampone e ce la farò anche con il vaccino, sono fiduciosa. Andiamo, come vi dicevo, alle 19:15, l'appuntamento alle 19:35, è uno degli ultimi appuntamenti della giornata, quindi spero non ci siano grandi ritardi e grandi problematiche, perché potrebbe accumularsi giustamente un po' di ritardo della giornata, ma vabbè, questo in realtà l'ho già messo in conto, in caso aspetteremo un pochino. E non so, stavo pensando se volevo dirvi qualcos'altro, ma in realtà non mi viene in mente nient'altro. Devo andare a cambiarmi. Tra l'altro, oggi fa anche abbastanza caldo e c'è il sole, a differenza di ieri che qua a Milano ha piovuto ed è stata una giornata bruttissima. Infatti, speravo vivamente che oggi non fosse una giornata come ieri perché mi avrebbe messo veramente un pochino di angoscia il tempo grigio di ieri, se devo dire la verità. Vado a prepararmi e ci vediamo dopo. Vestita e pronta? In realtà non ho proprio scelto un look, ma ho messo insieme delle cose a caso e si va. Quando intendevo che oggi era una giornata molto soleggiata, intendevo esattamente questo.
Ragazzi, vaccino fatto, ho anche aspettato i 15 minuti lì in attesa. Nel frattempo è iniziato a diluviare, quindi oltre al vaccino mi sono anche dovuta fare una corsa per arrivare alla macchina. Arrivo a casa e vi spiego tutto bene, o domani mattina, visto che è tardi. In ogni caso poi vi spiego tutto bene. Ok, sono appena arrivata a casa e tra l'altro ormai è buio perché, come avete visto, c'è anche un diluvio universale e quindi zero luce. Alla fine ho fatto Pfizer e adesso vabbè, è passata tipo una mezz'oretta di più, quasi un'ora. Per il momento non ho granché, solo leggero fastidio al braccio. Sono stata lì ad aspettare i soliti 15 minuti che bisogna attendere di non avere reazioni gravi, visto la celiachia, però in realtà la celiachia non è neanche un'allergia, quindi vabbè. E non sapevo se mi avrebbero fatto fare o no la seconda dose, perché avendo avuto il Covid... Tra l'altro non so se si sente sotto che sta tuonando tantissimo. Dicevo, avendo avuto il Covid, non sapevo se mi avrebbero fatto fare una dose sola o due dosi, perché rientravo nei 6 mesi giusto giusto per una settimana. Se avessi prenotato per settimana prossima sarei stata fuori dai 6 mesi. Quindi non sapevo, in realtà la dottoressa mi ha fissato comunque la seconda dose e però devo fare il test degli anticorpi 5 giorni prima della seconda dose e in base a quello poi riandare là e mi vedono loro, insomma decidono loro se farò o no la seconda dose in base a quanti anticorpi ho. Tutto veramente organizzato benissimo, devo dire, a Monza mi sono trovata strabene. 2 passaggi prima di arrivare al medico e poi all'infermiere che vi vaccina. Avrete sicuramente già visto la clip che vi ho messo, in realtà io l'ho guardata tipo un po' così per sbieco perché ho la fobia degli aghi, mi fanno veramente senso, e quindi ho chiesto al dottore: posso registrare il braccio mentre mi fa l'iniezione? Sì sì, intanto io registro ed ero girata dall'altra parte, quindi non so come monterò il video. E nulla, in realtà, come vi dicevo, ho fatto velocissimo, tutto organizzato strabene, ci ho messo 25 minuti, sono entrata, ho fatto tutti i passaggi, ho atteso anche un quarto d'ora e dopo 25 minuti ero già fuori. La sfiga che diluviava anche, quindi mi sono anche fatta una corsa. Direi che ora vado a mangiare, poi nanna e poi ci vediamo domani mattina, vi faccio sapere se è cambiato qualcosa nella mia situazione attuale e faccio la conclusione, magari con una luce decente, sperando che non ci sia un tempo schifosissimo anche domani. Buongiorno gente! Oddio, non so perché c'è questa luce bruttissima che sembro gialla. Comunque, mi sono svegliata poco fa, cioè in realtà ormai quasi un'oretta, e è la mattina dopo il vaccino. In questo momento io non ho assolutamente nulla, a parte un po' di dolorino al braccio che non riesco ad alzare più di così perché mi tira tantissimo, però tutto nella norma, insomma. Speriamo che la situazione resti così e in caso poi stasera vorrei anche andare ad allenarmi, visto che mancano 2 settimane alla gara e quindi vorrei evitare di saltare allenamenti inutilmente. Anzi, fatemi sapere se vi è piaciuto il video vlog dell'ultima gara e se volete vederne altri, insomma, che in caso mi attrezzo per girare quello della prossima, anche se sarà una gara un pochino di allenamento in previsione dei campionati italiani di Rimini. Io da stamattina sto affogando in mezzo alle cose da vendere su Vinted e sto cercando di dargli un ordine, di scattare un po' di cose. Come sempre poi vi lascio sotto nell'info box il link al mio armadio insieme a tutti i link a tutti gli altri miei social, quindi Instagram, TikTok, Facebook, anche se lo uso pochissimo. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina così vi arriverà una notifica quando pubblicherò i prossimi video. Non so ancora quando vedrete questo che sto registrando ora, forse settimana prossima, devo montarlo e poi ne ho altri in programma prima, anzi adesso devo andare a settare quello che uscirà oggi. E niente, che altro dire? Ah, una cosa che forse non vi ho detto, che l'iniezione non ha fatto assolutamente male, non ho sentito nulla, neanche il liquido che entrava nel braccio, quindi so che è una cosa che sicuramente mi chiederete perché anche su Instagram me l'avete chiesto. Io direi che chiudiamo qua questo vlog, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!